Salve a tutti e bentrovati sul mio canale. Sono DNBT e come sempre parliamo di One Piece. Oggi in versione, come vedete, autunnale, l'8 ottobre del 2021, per parlare del capitolo 1028. Quindi troppi 8 in questo video. In ogni caso, è un bel capitolo interessante. Non parleremo solo di Sanji, come magari potete immaginare dal titolo, perché di quello ne parliamo dopo. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto in questo 1028 e della quale vorrei discutere un pochino con voi. Come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like o anche un dislike per far girare un po' di più questo video. Allora, l'intervento esterno a fine saga. Sapete che abbiamo sempre parlato di quanto potesse essere quotato un intervento esterno, e ho sempre detto che pensavo non ci fosse bisogno. Ecco, se da un lato l'intervento esterno a fine saga è un po' un altro di quei cliché, un po' che Oda utilizza sempre, come quello del countdown finale appunto di fine saga, dall'altro lato però bisogna inquadrarlo nel contesto in cui avviene. Quindi in questo specifico caso, l'intervento della Marina e del governo mondiale, soprattutto alla fine della saga, l'ho trovato molto interessante. Menzione d'onore comunque, prima di parlare del capitolo, per la copertina, per la color spread, dove ci sono praticamente Nami e Usopp, i due, tra virgolette, umani della ciurma, che giocano alla PlayStation, o penso più probabilmente a Nintendo, e tutti gli altri membri della ciurma sono praticamente visti come personaggi storici della casa videoludica giapponese. Quindi copertina, tra l'altro lo dico da ex giocatore possessore di Nintendo 64 all'epoca, negli anni 90, e del Game Boy, quindi io sono storicamente pro Nintendo, quindi vabbè, piccola parentesi. Detto questo, capitolo 1028. Allora, l'intervento del governo mi ha stupito. Perché? Innanzitutto per le tempistiche, cioè Wano Kuni è stata un'isola da sempre indipendente dal governo mondiale, da ben prima che Kaido vi stanziasse sopra. Quindi ora, di punto in bianco, con la notizia che Kaido potrebbe cadere in questa battaglia, il governo, come se nulla fosse, decide di annettere Wano al governo mondiale. E ora la domanda che mi viene spontanea è questa: ma se è così facile raggiungere Wano, se appunto è così abbordabile un'impresa del genere da parte del governo, come mai non ci ha pensato mai prima la Marina o il governo mondiale ad annettere Wano Kuni? E mi riferisco anche al pre-Kaido, quindi a tutti i secoli precedenti, tutti gli anni precedenti, dove Wano è sempre rimasto indipendente. Ecco, perché proprio adesso, proprio ora che c'è una battaglia, così sanguinosa? Ecco, la risposta che mi potrebbe venire in mente è il fatto che gli equilibri mondiali stanno sostanzialmente cambiando, sia nel mondo dei pirati, appunto con la caduta imminente di Kaido e penso anche di Big Mom, quindi il crollo del sistema degli imperatori, sia anche dal punto di vista della Marina, perché c'è stato in questi ultimi anni il restyling completo fatto dal nuovo grande ammiraglio Sakazuki Akainu, e abbiamo visto come ci siano anche dei primi contrasti, se così vogliamo chiamarli, tra Marina e governo mondiale. Quindi anche all'interno del governo ci stanno le prime discrepanze, ecco, come abbiamo visto appunto dal confronto tempo fa ad Dressrosa tra Akainu e i Cinque Astri. Ora, il governo mondiale decide quindi di punto in bianco di annettere Wano ai suoi paesi membri. E qui ci può stare. Ora voglio sapere però le vostre opinioni, voglio sapere secondo voi perché proprio adesso il governo sta facendo questa mossa. Se è magari per il fatto degli equilibri o se magari c'è qualcos'altro che probabilmente a questo punto credo sia palese, sia legato ai 100 anni di vuoto e al legame profondo che Wano Kuni ha con quel periodo storico. Tra l'altro, ecco, Rob Lucci, che vediamo in questo capitolo, e vediamo anche Kaku lì che sonnecchia lì vicino. Questo cameo mi è piaciuto molto, insomma, anche quello di Kaku, forse non so se l'altro personaggio è Califa, ma comunque
L'altro ordine è quello di catturare Nico Robin. Quindi Rob Lucci, dopo aver fallito la missione della vita 2 anni or sono, è stato promosso da CP9 a CP0, anche qui abbastanza strano, direi. Questa è una cosa che non mi è mai tornata molto, non ho mai capito bene questa mossa. Però ecco, come ai vecchi tempi, Lucci dà l'ordine di catturare Nico Robin e sono subito Fields potentissimi. Dei tempi di Enies Lobby. Tra l'altro, il Buster Call di Enies Lobby è stato sicuramente tra tutte le varie entrate in scena finali di fine saga, tutte le varie diciamo così, vari ingressi appunto di fine saga, è stato sicuramente quello più spettacolare che ha tenuto il pathos, penso, più alto in assoluto fino ad oggi per quanto riguarda One Piece. Credo che i brividi di Enies Lobby con il Buster Call siano ad oggi forse inarrivabili. Vedremo però come gestirà Oda questo fine di saga. E niente, quindi sono curioso di sapere in questo senso le vostre opinioni. Io ho cercato più o meno di spiegarvi come la penso. Fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate qui sotto. Per il resto, il duo Momonosuke Yamato si è già separato, fa anche rima, quindi Yamato ha deciso di andare a disinnescare le bombe a Onigashima, ma la cosa un po' mi lascia perplesso, e Momonosuke non si capisce bene che fine farà. Tra l'altro, ecco, questione ancora più interessante, se il governo mondiale a fine saga dovesse veramente, magari con l'intervento di non so, magari Toro Verde potrebbe essere l'occasione buona per vederlo. Quindi Toro Verde, Fujitora, insomma, se il governo dovesse andare lì con il massimo delle forze, dopo che Kaido e Big Mom sono caduti, Ruffy e tutti gli altri sono praticamente distrutti, non so veramente quali opzioni ci sarebbero per loro a parte la fuga. Quindi o c'è un intervento esterno, ancora esterno, quindi magari Dragon con i rivoluzionari che contrastano le navi del governo, altrimenti l'unica strada che vedo possibile per i buoni, tra virgolette, per i Mugiwara, è la fuga. E in questo senso, come farebbero loro a lasciare un bambino, quindi Momonosuke, nelle mani, tra virgolette, del governo? Visto che è sempre stato un paese indipendente, lui in teoria è il nuovo, sarà il futuro Shogun di Wano, e quindi come lasciare Momo nelle mani del governo? A questo punto mi viene da pensare che non solo Yamato, ma anche Momonosuke potrebbe almeno temporaneamente unirsi alla ciurma di Rufy. Anche su questo fatemi sapere un po' le vostre opinioni, però è una cosa anche qui che ho trovato molto interessante, proprio perché era, secondo me, in questo momento del storico di One Piece inaspettato questo finale. Poi, detto questo, parliamo un pochettino della parte finale, quindi del power up di Sanji, del personaggio di Sanji che, secondo il mio ovviamente personale parere, è stato rovinato proprio da Ichiro Oda. E lo dico a malincuore, appunto, da fan comunque di vecchia data di Sanji, sono fan un po' di tutti i Mugiwara, chi per un verso, chi per un altro, ma ecco, la cosa che mi è sempre piaciuta di Sanji, al di là del suo carattere, e il carattere in un certo senso forse è la cosa che si è meno intaccata del personaggio, cioè quel personaggio magari più umano, a differenza di Rufy, magari e Zoro, è un personaggio che mantiene la sua umanità, nel senso umanità intendo è sempre stato un personaggio più empatico e con il quale noi lettori possiamo un pochettino più immedesimarci, più empatizzare rispetto che magari a un Rufy che è completamente un alieno, e non lo dico solamente dal punto di vista della forza, ma anche dal punto di vista del carattere, no? Pensate alla scena di Rufy che praticamente si trova davanti Bo Hancock nuda e non batte ciglio, no? È un personaggio inumano. Zoro, per altri versi, anche lui è un personaggio, il classico badass, no? Quindi molto molto interessante, però comunque con il quale è difficile immedesimarsi, mentre Sanji è sempre stato quello, diciamo, del vecchio, che ora non esiste più chiaramente, Monster Trio, quello con il quale era più facile empatizzare, proprio perché era un personaggio tra virgolette umano, nonostante le sue grandi capacità fisiche, la sua tecnica di calci, tra l'altro spettacolare, quindi una delle tecniche di combattimento più belle, ma allo stesso tempo più semplici
che ora rischia di essere rovinata per sempre, e il suo background con il personaggio di Zef, quindi il flashback con Zef, che per me è uno degli apici per quanto riguarda i flashback in One Piece, insieme a quello di Chopper probabilmente. Quindi la figura di Zef, tutto il rapporto con i Barati, eccetera eccetera. Quindi Sanji secondo me aveva già nella sua caratterizzazione originale, nella sua diciamo nella sua storyboard come personaggio a livello, parlo appunto del primo One Piece, era già un personaggio completo. Sinceramente a me non interessava scoprire quale fosse stato il passato di Sanji, così come ora ad oggi non mi interessa molto scoprire il passato di Franky, per esempio, perché aveva già appunto un flashback secondo me completo. Mentre ad esempio di Zoro noi abbiamo molte più domande, su Sanji diciamo che già con il flashback di Zef e del Barati secondo me abbiamo visto una parte importante della sua vita e del suo carattere. Oda ha deciso di voler aggiungere qualcosa in più con la saga di Whole Cake. Abbiamo avuto tutta la storia del Germa, che a me personalmente non ha fatto impazzire. Non dico che sia, che la considero un filler, ovviamente è One Piece, quindi prendo atto che il flashback di Sanji è stato doveroso, però a me non è piaciuto, questi sono gusti personali. E non è piaciuto anche il fatto che ora Sanji per combattere abbia bisogno dei power up genetici che si vedono in questo capitolo nello scontro con Queen, e power up dovuti alla tuta del Germa. Quindi un Sanji che combatte uno con la tuta e due grazie anche ai power up genetici del Germa, secondo me è un personaggio diverso da quello che abbiamo sempre visto. Perché se da un lato Zoro ha avuto i suoi power up legati sempre alle sue abilità fisiche e di spadaccino, Ruffy ha avuto il suo power up dovuto alla Haki del Re, a tutto quello che volete, però alle sue abilità e al suo frutto, ora Sanji è un personaggio dal punto di vista combattivo completamente stravolto. Completamente stravolto, e dal punto di vista caratteriale ancora non me la sento a dare giudizi, però sicuramente questa è una mossa che a me non piace. Capisco che Oda con l'ingresso in ciurma di Jinbei e Yamato, che praticamente ormai è stato quasi ufficialmente spoilerato che sarà un nuovo membro della ciurma, Sanji rischia di essere non più il terzo più forte della ciurma, ma nemmeno il quarto, ovvero rischia di diventare il quinto dietro a Ruffy, Zoro, Yamato e Jinbei. Ecco, Yamato e Zoro hanno combattuto anche loro, seppur per breve tempo, con Kaido. Jinbei ha combattuto con Uzu, ma praticamente ha giocato e avrebbe potuto tranquillamente vedersela con una calamità. Vi ricordo che Zoro se la sta vedendo con King, ma è praticamente uno Zoro al 30% delle forze, perché, che me ne vogliate dire, la medicina dei Mink non è in realtà una pozione rigeneratrice completa. Zoro ovviamente è ancora tutto maciullato dallo scontro e dal colpo preso da Kaido e Big Mom. Quindi Sanji, per stare al pari di questi mostri, tra virgolette, adesso ha bisogno del power up genetico, ha bisogno della tuta, e quindi le sue abilità con i calci, quindi il vecchio Zef, quello che si basava sulla tecnica insegnata, appunto il vecchio Sanji che si basava sulla tecnica insegnata dal suo maestro Zef, non esiste più. Ora c'è questo personaggio che appunto è un Vinsmoke, ha poteri genetici mischiati probabilmente, ha sicuramente dei collegamenti con Vegapunk anche lui, perché appunto suo padre e Vegapunk lavoravano insieme, eccetera. In ogni caso, io penso che è un personaggio abbastanza stravolto. Fin dai tempi di Whole Cake sentivo persone che si lamentavano di Sanji, della sua gestione, perché ha cucinato la torta per Big Mom, eccetera. In realtà il fatto che lui abbia cucinato è in linea con il personaggio, e che quindi lui abbia, tra virgolette, in un certo senso quasi sconfitto Big Mom con l'arte della cucina, perché non aveva altri modi per farlo ovviamente, secondo me è in linea con il personaggio. Io preferirei appunto un personaggio magari più limitato combattivamente, ma fedele alle sue origini,
E quindi cuoco combattente, che può diventare più forte, ma sempre mantenendo le sue basi, piuttosto che questo personaggio nuovo che ha un po' dei poteri genetici, un po' del potere della tuta e qua e là. Ecco, tra l'altro il discorso del risveglio di questi poteri che è avvenuto, guarda caso, proprio ora, anche qui è una coincidenza un po' strana. Non viene mai detto che Sanji sia del tutto diverso dai propri fratelli, ma semplicemente che abbia una sensibilità superiore. Quindi in questo senso potevamo aspettarci un risveglio dei suoi poteri genetici. Io personalmente ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse. Eppure, ecco, è arrivato. Quindi Sanji, personaggio completamente stravolto, almeno dal punto di vista combattivo, da parte di Oda. Che potete dirmi quello che volete, ma di fatto è così. Poi ora bisogna vedere effettivamente cosa userà per combattere, per sconfiggere Queen, ma il discorso che ho fatto, appunto, è sotto gli occhi di tutti. Fatemi sapere un pochettino la vostra, cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Altrimenti, niente che dire, andatevi a vedere la saga di World Cake e mangiatevi un pezzo di torta di Sanji. Un saluto da TNBT, al prossimo video. Settimana prossima, no, perché purtroppo c'è pausa. Ma ci vediamo lo stesso. Ciao!